Quando qualcuno si mette a dieta, le cose che più spesso gli vengono limitate sono il consumo di pasta, di carboidrati, soprattutto la sera, e inevitabilmente il consumo di dolci. Snap c'era venuta già in aiuto tempo fa con la creazione degli spaghetti light, la pasta iperproteica dietetica. Ci viene in aiuto oggi con una gamma di dolci ipocalorici appositamente pensati per chi sta sostenendo un percorso di perdita di peso. Ha fatto diversi tipi di dolci, qui io stasera vi farò vedere come preparare la panna cotta. Panna cotta da 84 kcal a porzioni, si prepara in 2 minuti, quindi velocissima da preparare, non richiede cottura. Una volta preparata va messa per un'ora nel frigorifero ed è subito pronta da mangiare. Interessante perché ogni porzione contiene al suo interno Ganoderma, ben 2 grammi, curcuma e pepe nero, che sono un mix di superalimenti adatti ad aumentare le difese dell'organismo e antinfiammatori. I dolci della linea Snap sono anche gluten free, quindi sono prodotti adatti anche per celiaci. Proseguiamo ora con la preparazione della panna cotta Snap. Dietro la scatola potete vedere gli ingredienti e anche le istruzioni per la preparazione. Per prima cosa prendiamo 250 ml di latte. Verso i 250 ml di latte parzialmente scremato. Ora prendiamo la nostra panna cotta e la versiamo nel bicchiere del nostro frullatore. Chiudiamo il nostro frullatore per bene e siamo pronti a frullare. Prodotto è ben miscelato, lo versiamo ora negli stampi. Allora, le porzioni sarebbero 4, però siccome siamo in 3, lo divido sostanzialmente in 3. Ora non mi resta che metterle in frigo e fra un'ora saranno pronte da mangiare. Adesso ci sei anche te. Ed è pronta per essere mangiata. Buona? Davvero buona. Davvero buona. Ciao.